Ciao! Oggi sono tornati in un nuovissimo video su Nico Punto e quest'oggi siamo tornati con i video veramente strani. Quest'oggi siamo su un gioco in cui dobbiamo comprare e rivendere delle cose ai nostri amici, dandogli una nostra interpretazione personale. Siamo con Kim Kim Kim, che non so a cosa sia ispirato. Non mi avete fatto mettere l'altro nome, mi dispiace. L'altro nome era bannato, va benissimo. Kim Kim Kim. E il cognato di G. Vorrei sapere chi è G, ma forse per il video. Scusate, raga, ero mutato. Comunque, Kim è il presidente della Nord Corea. No, quello ha un nome diverso. Kim posso chiederti chi è G? Volevo mettere cognato di Gilda, però non ci stava Gilda, mi ha lasciato solo la G. Va bene, iniziamo questo è uno gioco. G. Sì, e ora capirete bene come funziona con calma. Si fa shopping. Allora ragazzi, ora ci troviamo in una bottega. Avrete di fronte a voi tre oggetti da comprare. Scegliete quello che pensate di rivendere meglio a noi avversari. Io per esempio ho degli oggetti particolari. Credo che userò questo oggetto qui, che costa anche poco. Ma posso essere bannabile oppure no? Diciamo che sì, facciamo che censuri. Non scrivi cose bannabili, ma le puoi dire a voce, così è più facile, ok? No, le scrivo e dai. Dammi, mi dispiace, okay, però... io non voglio il tuo male. Provo a fare una controfferta, voglio pagare 90. Oh, ho pagato di meno. Bene, avete fatto tutti acquisti? Sì, assolutamente. Manca il signor con la corona, chi è? Ok. Infame pagliaccio, mi ha fatto comprare di più. Peccato. Ma Sbren, sei veramente uno Sbren. Questo ne riceverai una nuova. Ma sembra che è il tizio che presenta il collegio. Non credo sia lui. Credo sia ben non è lui. Altro. Ora devi fornire il titolo all'oggetto. Fornite un titolo alla vostra cosa. Devi censurare questo nome. Ragazzi, io non mi assumo responsabilità di quello che succederà in questo video. Ha un canale suo, parlatene con lui. Allora, questa bambola potremmo chiamarla in un modo tipo... No, credo... la chiameremo... Come posso chiamarla per non essere bannabile? La chiameremo... la bambina con la vestaglia a righe. La bambina con la vestaglia a righe blu. No, non ci sta blu. La bambina con la vestaglia a righe. Va bene. Anche io sto essendo bannabile. Non è giusto, mi hai contagiato. Ora devi scrivere due cose che ha questo tuo oggetto. Puoi usare o quelli che ti consiglia lui, oppure puoi scrivere qualcosa di tuo spunto. Questa acconciatura è... ragazzi, io non posso essere così esplicito, però... No, è veramente troppo. Questa acconciatura è... è stata raccolta... è stata raccolta dai capelli che si trovavano per terra. Io direi di rimanere vaghi e poi a voce al massimo lo parafrasiamo un po'. È scalza perché... Ma non mi può suggerire queste frasi. Va bene, è scalza perché le scarpe purtroppo... purtroppo non erano ammesse in questi luoghi. Ho esagerato, ragazzi. Si fa... Non andiamo avanti. Ho esagerato anche qui. Anche ho esagerato. Dico, sarà... ho fatto la cosa più esagerata di tutte, scusami. Sarà un video veramente complicato. Io spero di non iniziare io, onestamente. Ti prego, fai iniziare. Anche tu hai esagerato? No. Bene, tocca a me. Allora, ragazzi, bravo, Nico. Quando vi apparirà scritto, cliccate su andiamo, perché ecco qua il mio oggetto. È una bellissima statuina. Chiederete qual è il nome. Beh, il nome è la bambina con la vestaglia a righe, perché è ricamata con questo tessuto che ricorda appunto queste righe. Ma devo già mettere il pollice su, pollice in giù o aspetto? No, quello è soltanto per animazioni. Però vabbè, vi chiederete perché ha questa acconciatura molto curiosa. Beh, perché questa acconciatura è stata fatta con i capelli che si trovavano per terra. Vi direte per terra dove? Meglio che non vi dico dove. Vabbè, ma questa non è l'unica caratteristica che ha questa bambola, perché effettivamente, se osservate bene, non ha neanche le scarpe. Questo perché purtroppo le scarpe in questi luoghi non erano ammesse. Ovviamente nelle chiese musulmane, non pensate con le scarpe. Certamente, nelle chiese musulmane purtroppo non erano ammesse, quindi è stata ritrovata così. Spero vi piaccia, ha un prezzo molto onesto. Ora passo la parola al mio successivo compare, credo. Ok. Bene, Kim... Tocca a me. Clicca su andiamo e fai comparire le cose quando vuoi, ti appare a schermo. Carino! Allora, questo è un peluche carinissimo, appartenuto a una ragazza molto dolce. No, dai, ho già capito. Dai, ma ragazzi! Lo sapevo prima che uscisse, sapevo che c'entrava. Immagino che l'ha perso mentre giocava a nascondino, no, dai. No, allora, no, ragazzi, no.
taglio, Damiano questo taglio. Questo peluche però non cerca le coccole, ma cerca la sua padrona. Raga, come si fa a mettere il pollice in su? Io metto... Sto spam cliccando il pollice in su. Dove è stato trovato questo peluche? Immagino. Ma sarda in Sardegna, immagino. Allora... Io ho spam cliccato il tasto lì in su comunque, se ti può interessare. E la votazione dopo, tranquillo, devi... Va bene, andiamo, cognato DG. Andiamo. Bellini! Allora, Carino. Loro si chiamano i nani schiavi. Devi cliccare sul tasto per far aprire la scritta. Scusatemi. Si chiamano nani schiavi. E chiaramente voi direte, cosa servono questi nani schiavi? Allora, io vi dico solo che servono semplicemente a costruire delle macchine... da vendere su Shein, ok, o su Shein, chiamatelo come volete. Praticamente okay. Loro di notte costruiscono queste cose senza far vedere che sono animati. Ma la cosa bella è che voi non sapete che il tizio con la camicia gialla è proprio un lazy con dentro 5 kg di magordi. E la sera, nonostante l'altro costruisca delle macchine da vendere su Shein, e niente. Il suo pisello spaccia. Sì, sì, lui c'è talmente grosso che da dentro prende... Ragazzi, io credo di essere veramente in difficoltà. Dovete votare il vostro. Anch'io sono abbastanza in difficoltà, però... Io non lo so, io non ce la posso fare. Io ho votato. Anch'io ho votato. La mia bambina con la vestaglia a righe, quanti voti ha preso? Un voto! Dai, va bene! È un voto, ci sta, raga, ci sta. Va bene, me lo accollo un voto. Ho pagato anche poco per lei. Buono. Bene, abbiamo il peluche. Il peluche e basta, direi che va benissimo. Due voti. Bravo. Troppo bello. Grazie mille. Troppo bello, sì. Ha usato troppo. Userò troppo anch'io il prossimo round. Anch'io, allora. Noi siamo stati... Ci sono stato un po' troppo leggero. Questo video sarà veramente complicato. Ovviamente si fa per ridere, ragazzi. Non pensiamo... Ovviamente tutto per ridere. Non lo so. Comunque, Kim è primo, Nico secondo, il cognato di G, che ancora non ho capito chi sia G, è terzo. Secondo round, ragazzi. Oggi, però, abbiamo una sorpresa. Ah, c'è una mystery box, ragazzi. Se la volete comprare, non si sa cosa c'è dentro. Oh, sì. Io compro una mystery box, assolutamente. Mi sa che vado anch'io di mystery box. Sono un po' bruttini gli altri due. Dai, mystery box. E te la pago pure a prezzo pieno, non la voglio neanche contrattare, compra. No, che raga, schifo. Raga, la mia è incredibile, cacchio. No, raga, il mio è veramente brutto. Vabbè. Loco è sparito comunque. Ho avuto qualcosa di particolare. Come oggetto? Va bene. Quest'opera si intitola, come possiamo parafrasarla? È tipo una guerra, una battaglia. Quindi la potremmo chiamare... No, ragazzi, mi stanno venendo cose che non si possono mettere in video. È veramente troppo. La guerra... No, ragazzi, non posso metterlo, non posso! Sto esagerando! Come lo posso fare con calma? Vabbè, sentite, ragazzi, si fa per ridere. La guerra per i diritti. Io farò così e cliccherò su invio. Ho esagerato di nuovo, ragazzi. Sei sempre l'ultimo, Nico. Ma stai facendo un corso di scrittura creativa? No, non sto facendo... Madonna, ragazzi, questo video non lo volevo fare. Allora, raffigura la battaglia di o rappresenta la figura... Io direi di usare la figura la battaglia di. Raffigura la battaglia di... Tutti coloro che durante ragazzi, io non lo voglio fare questo video. Tutti coloro che direi che possiamo mettere di tutti coloro che durante la loro longeva vita hanno svolto una battaglia alla ricerca dei propri diritti di voto, per essere un po' più vaghi. E come seconda frase, secondo la leggenda, ragazzo che cade è, guardando da vicino si vede. Ragazzi, io non posso fare questi video. Direi Giorgia Meloni, che è una donna cristiana, e poi lo cercheremo di argomentare in qualche modo a voce, perché io ho veramente paura di questo oggetto, posso dirvelo. Finito il mastering scrittura creativa ad Harvard. È complicato, io devo censurarmi in qualche modo, non voglio iniziare io. Io non mi sono censurato. Io non voglio iniziare. Vorrei iniziare io, per favore. A posto, Kim, prego. Tocca a Kim Jong-un. Allora, ragazzi. Non è Kim, quel Kim. Allora, praticamente ho trovato dalla mystery box... Ma perché trova sempre delle cose belle lui? Delle braccia. E praticamente... Però ammetto che non mi piace. Queste sono i nafroni Babi da Charm che sono state trovate... Non si può. In un luogo... Questo è troppo. Allora, praticamente... Come... Ma però dovete pensare a come furono create queste braccia. Sono state create da mamme alcolizzate che hanno abbandonato i loro poveri figli a questo destino crudele. E poi, vi giuro, non l'ho scritta io, ma mi è apparsa così. Afferra una mano e poi tutte le altre. Abbiamo la scorta. Molto abbastanza divertente, non ai livelli però... No, ragazzi, basta ricordare le cose passate. Oh, no, tocca a me. Allora...
Ho perso il cursore, dove è finito? Allora ragazzi, ecco voi il mio oggetto. Purtroppo nella mystery box mi è uscito un quadro. Non è il mio preferito. Questo quadro ha un titolo però molto curioso, perché si intitola La guerra per i diritti. È un quadro che comunque rappresenta anni e anni di storia, e infatti raffigura la battaglia di tutti coloro che durante la loro lunga vita hanno svolto una battaglia a ricerca dei propri diritti, che possono essere quelli di voto, quelli di... vabbè, vari diritti, insomma. Guardandolo da vicino, però, potete vedere un dettaglio molto importante, ovvero che a guidare la rivolta è Giorgia Meloni, che ovviamente ricordiamo essere una donna cristiana, madre, che comunque anche lei rivendica in qualche modo i propri diritti come Posso altri. Dirti una cosa, Nico? Sì. Avevi un quadro? Potevi fare qualsiasi cosa, veramente. Un famoso pittore, ragazzi, austriaco. Io il canale avrebbe potuto... Te lo giuro, Loco, ti vorrei stringere la mano oggi, hai ragione. Io, dopo che ha fatto il master ad Harvard... Ha tirato fuori sta roba. Ragazzi, esatto, cioè... ma fa cagare il dipinto. Cosa devo fare? Anch'io c'ho il dipinto. E mi dispiace, io voglio anche mantenere il canale, però. Immagino che Marci abbia fatto quella cosa allora. Allora, benvenuti nella mostra d'arte di questo quadro che si chiama I gatti parlanti di Loco. Okay, bello! Va bene. L'opera che vedete in questione rappresenta due gatti nei Lazzi. I due gatti di Loco appena venduti. Come ricordo, sono stati dipinti. Come ben vedete, però, i due gatti stanno eseguendo due azioni. Uno sta suonando un violino e l'altro un doppio flauto, non si sa perché, ma un doppio flauto. Sta suonando un violino per le persone... Invece... No, è veramente troppo, Bippiamo, Invece sta suonando due flauti presi dal culo di Loco. In questo caso, ragazzi, il valore di questa opera è inestimabile, chiaramente perché rappresenta due gatti di Loco venduti. Io questo video non so come verrà editato. Bello, molto bello. Sì, magari le facecam si mettono come censura. Non lo so, io non so cosa dirvi. A me... Che io, raga, cioè, non posso votare il mio. Non puoi, mi spiace. Ma io ho votato quello che secondo me era incredibile. Io sono veramente in difficoltà. Io non... Cioè, tanto viene tagliato, stai tranquillo, non ti devi preoccupare. No, è che è scritto, è ovunque, non... Tranquillo. È così, Nico, è il gioco. Peter riuscirà a montarlo al meglio, questo... È Damiano che lo edita. Oh, perché... Dammi... Un voto, dai, va bene, un voto, ci sta. È il mio voto, Loco. Grazie, Marci, grazie. My voten. In questo video non lo fa. Dimmi che ho preso 0 voti, almeno guarda, mi sento meglio. Diciamo che dopo un master ad Harvard in scrittura creativa ci tiri fuori sta cosa. Esatto, c'è un po' deluso. Io devo in qualche modo mantenere la mia... Vabbè, non importa. Si vede solo i gatti di Loco. Prima avete letteralmente fatto cose devastanti, io no. Ho detto che adesso l'avrei fatto anch'io, cavolo. Ci sta. Il cognato di G è secondo, dai. Ma l'ultimo round non è un bell'ultimo round, ragazzi. No, come mai? Ascolta il brecchio. Ho tutti gli oggetti insieme. Ora date un nome alla vostra collezione di oggetti. Date un titolo che riunisca il set. Ora. Avete capito cosa dovete fare? Sì. Per i nostri due quadri. Dovete dare soltanto un titolo ai vostri due oggetti. Come devono essere venduti in set, insieme. Questa collezione si chiama e quello che volete. Il problema è che le mie cose non sono connesse. Ho una bambolina e un quadro. Potrei mettere qualcosa di... Non lo so. La nostalgia dei vecchi tempi può essere un titolo strano, ma non è votato. Non me lo votano loro. Devo essere più explicit per essere votato. Sentite, ragazzi. Io metterò alla ricerca delle cose perdute e lo parafraserò in qualche modo. Eccolo, allora, finito il basta! Terzo master a Yale. Potete spiegare, raga, no, prima di tutto. C'era il spiegalo, limite di caratteri. Prima di votare... Il tempo. No. Prima di votare potete... Ma Loco, ma Nico, vostro, ma che titolo è? Allora, quando i bambini fanno... Perché le braccia dei bambini quando sono state strappate hanno urlato. E poi è stata trovata perché ha fatto rumore, quindi ha urlato o è stata trovata poi. Marci, vuoi spiegare il tuo? No, chiaramente il mio si chiama Suaco con l'ama, che i gatti facevano parte appunto di questo avvenimento. E gli gnomi in origine, quello che facevano, oltre ad essere degli schiavi, e gli schiavi sapete che poi hanno fatto... Basta, può bastare. Il mio si chiama La ricerca delle cose perdute, in quanto si parla di diritti e persone. Cos'è, un film Disney? No, è per essere un po' più gentile, però si parla di persone perdute e di diritti perduti e ritrovati. Votate quello che volete, io non ho già fatto. Niente. Io ho votato subito.
Io non ne voglio sapere niente. Diciamo che qualcuno ha votato. Io non ho votato, mi sa. Sei un pirla! Non avevo capito che dovevo votare già. Io ho votato Loco. Ha votato due persone Loco, ha vinto lui. È quello più ricco. Ah, e si ora... poteva non votare. Ma non si può non votare, è Loco che è un pirla. Non mi sono accorto. Hai dei piedi... Ecco i piedi dei bambini dove erano. Pazzesco, raga, pazzesco. Io credo questo che... questo video può essere bannato per ma pedofilia. Basta, ma per... perché è lì ancora quel peluche? Io credo che per oggi è meglio concludere qui, ragazzi. Ovviamente era tutto ilarioso, tutto quello che abbiamo detto non è pensato. Ci vediamo prossimamente se il canale non viene bannato. Ciao. Salve.